Allora signori, lei è una nuova partecipante, new entry, allora sarei 6 d'ufficio arruolata per il 16 settembre alle vecchie carrozze. Mi raccomando, lascia il microfono per la sanificazione. Adesso un altro partecipante che non conosco e che conosceremo insieme. Signori, chiamiamo sul palco Antonella Masi. Prego Antonella. Allora, prendi il microfono, vedo che hai Mario. Allora, signori, cara Antonella, noi è la prima volta che ci vediamo, non ci conosciamo, mentre prendi il microfono, se vuoi mettere il tuo per la difesa. Allora, Antonella, se sei pronta, ti presento. Ti ascolteremo per la prima volta insieme. Signore e signori, Antonella Masi ci canterà Un amore così grande nella versione Prova. Di Manuela Villa. Prego. Grazie. Si accende, si accende.
Sorpresa, è la prima volta che fai parte del mio format, assomiglio un po' a te, complimenti, complimenti di cuore. Se lasci a Mario il microfono per la sonificazione, un saluto e spero di vederti la prossima volta. Allora signori, prima di chiamare il prossimo partecipante, ho un qualcosa da ricordarvi da parte del comitato di zona. Prima di tutto c'è da dire che le iscrizioni per la gara di disegno si concludono questa sera e quindi chi vuole può andare a prenotarsi lì al tavolo delle offerte. E a tale proposito vi ricordo che questa è una serata dedicata alla Madonna della Salute, quindi sono chi vuole può fare delle offerte sempre lì al tavolo. Per quanto riguarda le iscrizioni della gara di disegno, sono aperte da varie fasce di età, età 3-5, 6-8, 9-11. Vi ricordo anche che sono in vendita i biglietti per la lotteria al prezzo di 2,50 euro. Allora signori, adesso chiameremo un partecipante che è la seconda volta che fa parte della grande famiglia di Assomiglio un po' a te. Signori, accogliamo con un grande applauso Antonio Regardi, prego. Allora, vedete, questo signore è vestito proprio da Assomiglio un po' a te, perché voi dovete sapere che alla base, per quelli che fanno parte della famiglia di Assomiglio un po' a te e lo sanno, quindi prenotano in anticipo le canzoni da cantare, alla base c'è il dover indossare un accessorio o un particolare che richiami il cantante scelto. Quindi signori, un cappello bianco, una sciarpa, cosa voglio sapere secondo voi? Non ha la pancia, ha detto. Avete capito? Sì, bravissimi, lì in fondo, è proprio lui, il nostro Albano. Allora, signori, Antonio Regardi ci canterà Nel sole di Albano. Prego. Perché questa
Tutto per te questo applauso, ci vediamo il 16 settembre carissimo, questa è già una canzone ballabile, quindi sei entrato nei papabili per il 16 settembre. Signori, questa sera questo cantante è molto gettonato, dovete sapere che di solito assomiglia un po' a te, è nato come gara canora, è da un po' di tempo però che sto dando la possibilità a tutti di partecipare, anche alle persone che non conosco, e quindi anche la possibilità di poter interpretare lo stesso cantante. Di solito non facevo così, però questa sera per la festa della Madonna della Salute ho fatto un'eccezione. Allora, lui non ha bisogno di travestimenti perché è lui, è proprio nel suo DNA questo cantante. E quindi, signori, con un immenso piacere vi presento un po' il mio Beniamino, il cantante che ho sempre adorato sin dall'adolescenza. Accogliamo con un grosso, grosso applauso Armando Chiumiento. Carissimo, prendi il microfono. Ho detto che tu non hai bisogno di travestimenti. Dov'è il microfono? Ok. Allora, signore e signori, Armando Chiumiento ci canterà la splendida canzone di Nino D'Angelo, Sotto Stelle. Armando Chiumiento, prego. Alza la voce. Thank you.
canzone c'è che mi scurta, questa canzone è dedicata a voi. Ma sotto queste illusioni abbandonate, vado cercando a te, come una moto. Mi hai fatto tornare indietro quando ero lì sotto al palco quando cantava Nino, il grande Nino. Questa sera ne sentiremo tre di canzoni, quindi non potevate farmi quel regalo molto molto bello. Io ti ringrazio, ci vediamo il 16, grazie a tutti. Armando Chiumiento, grazie, grazie, grazie. Allora signori, il personaggio che salirà tra poco su questo palco è un personaggio che ha vinto diverse volte il format Assomiglio un po' a te. Questa sera ci delizierà con un'altra bella canzone dei miei tempi. Qui mi stanno facendo ritornare indietro, visto che la vecchiaia incombe, almeno i miei amici vogliono farmi ringiovanire con queste splendide canzoni. Allora signori, accogliamo con un grosso applauso l'amico Attila, carissimo, il nostro mister simpatia di Assomiglio un po' a te. Allora signore e signori, prendi il microfono e il nostro amico Attilio Calabrese ci canterà una splendida canzone del nostro caro e bravo Vasco Rossi. Signori, Attilio Calabrese con Alba Chiara, prego. Come l'aria, diventi rossa se qualcuno ti guarda, sei fantastica quando si assorda nei tuoi problemi, nei tuoi pensieri, ti smessi vogliatamente, non metti mai niente che possa attirarti particolare, solo per farti guardare. Sei fresca come l'aria, diventi rossa se qualcuno ti guarda, sei fantastico quanto si assorda nei tuoi problemi, nei tuoi
poi anche a me che non menti mai niente che possa attirare attenzione particolare solo per farti guardare. E con la faccia pulita cammini per strada mangiando una mela con libri di scuola. Ti piace studiare, non te ne devi vergognare. E quando guardi con quegli occhi grandi, forse un po' troppo sinceri, sinceri, si vedo quello che pensi, quello che sogni. E qualche volta fai pensieri strani con una mano sfiori. Tu sola dentro una stanza e tutto il mondo fuori. Calabrese che sarà con noi il 16 settembre, ricordami la canzone che dovranno ballare, l'estate di Righeira. Allora signori, mi raccomando, vi aspettiamo tutti il 16 settembre alle Vecchie Carrozze per ballare insieme ai protagonisti di Assomiglio un po' a te. Prima di chiamare il prossimo partecipante, volevo ricordarvi, mi dispiace dirvelo, però so che siete veramente tantissimi, ma dovete dare la possibilità anche alle altre persone che devono cenare qui questa sera di potersi sedere sulle panchine. Quindi nel caso in cui abbiate tutti finito di cenare e vedete persone che sono lì in piedi e che hanno bisogno del posto, cortesemente, se potete, lasciatelo. Allora, signori, questa giovane ragazza che conosco da diverso tempo è la seconda volta che partecipa ad un Assomiglio un po' a te. Si è vestita con un pantalone, quindi vediamo già che dovrà interpretare una voce maschile ed è una grande, grande voce. Signore e signori, Cinzia Barbieri ci canterà la canzone di Massimo Ranieri, Perdere l'amore. Cinzia Barbieri, prego. E adesso andate via, voglio restare solo con la malinconia, volare nel suo cielo, ballo lento, chi vuole può ballare con la propria donna. Perché scegliesti me, e che fino a ieri credevo fossi un re, perdere l'amore quando si fa sera, quando tra i capelli un po' di argento li colora, rischi di impazzire, può scoppiarti il cuore, perdere una donna e avere voglia di morire. Lasciami gridare, rinnegare il cielo, prendere a sassate tutti i sogni ancora in volo, li farò cadere ad uno, spezzerò le ali del destino e ti avrò vicino. Comunque ti capisco, ammetto che io sbagliavo, facevo le tue scelte,
se ne andò vicino. Maledetta sera che raccoglie i cocci di una vita immaginaria, pensi che domani è un giorno nuovo, ma ripeti non me l'aspettavo, non me l'aspettavo. Cinzia Barbieri con Perdere l'amore, vai lì, dai il microfono al prossimo partecipante. Allora signori, lei arriva direttamente da Napoli, fa parte della nostra pazza famiglia di Assomiglio un po' a te. Accogliamo con un grosso applauso Elena Galatola. Vieni Elena, buonasera. Buonasera. Grazie per aver fatto insieme ad altre persone tanti chilometri. Tu mi dicevi che è la prima volta che canti questa canzone, però ti piace veramente tanto e vedremo, tanto siamo tra amici, possiamo divertirci. Dopo non ti preoccupare che ci sarà uno spazio dedicato ai balli, quindi avrai modo di sfrenarti come più ti piace. Allora signore e signori, Elena Galatola ci canterà la splendida canzone di Loredana Bertè, dedicato, prego.
carissima Elena Galatola, bravissima, hai visto? La prima volta è andata benissimo. Dai all'amica al microfono. Allora, signore e signori, è entrata anche lei a far parte della famiglia di Assomiglio un po' a te. È con piacere che vi presento Elvira Granazio. Buonasera. Buonasera. Allora, la nostra amica Elvira ci canterà una splendida canzone. Questa si può anche ballare, se non sbaglio. Certo. Quindi hai già deciso cosa canterà il 16. Il ballo delle capino. La stai preparando, ok. Questa... Iniziamo a fare confusione. A tale proposito, voglio invitare tutti voi. Chi ha desiderio di venire a cantare con noi può tranquillamente mandare un messaggio sulla pagina Facebook Format ed altro, oppure contattare direttamente me, Tiziana Iuzzolino. Allora, signori, Elvira Granazio ci canterà Bugiardo Amore di Bagutti. Prego.